Buongiorno e ben ritrovati. Prosegue la serie di video per l'apprendimento della piattaforma TWS. Vi ricordo che tutti i video che effettuiamo noi di Fireworks Capital sono basati sulla versione Mosaico, la più moderna, la più innovativa e la più prestazionale. Oggi con questo video vediamo la possibilità di inserire ordini profit, take profit, stop e di apertura mercato. Questo perché in molti ci richiedono come poter, prima di aprire l'operazione, inviare a mercato già operazioni di chiusura, in quanto alcuni sono abbonati a servizi di segnali e quindi ricevono l'indicazione di mercato di apertura ordine a 2 euro su Intesa San Paolo, che però deve essere stoppata quando fa 1,80 oppure quando guadagna un tot, deve essere chiusa. Ok, quindi vediamo questa funzionalità. Interactive Broker attraverso la TWS prevede già questo tipo di funzionalità in maniera automatica. Vediamo come. Il primo passaggio da fare è sempre andare a selezionare il nostro titolo. Ok, io prendo Intesa San Paolo come esempio. Andiamo ad inserire un acquisto, ok, con 2 euro di prezzo limite, ok, e quantità. Va benissimo, quella preimpostata di 100. Quando ho impostato questo qui, questa finestra qui, vado sulla voce avanzata e clicco sul più a destra. Automaticamente, vedete, mi viene indicato una finestra dove c'è allega stop loss, profit target, taker e bracket. Cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente posso allegare, okay, agganciare all'ordine di acquisto e quindi di apertura posizione di queste 100 azioni Intesa a 2 euro anche quello che è, ad esempio, cominciamo con lo stop loss. Quindi io voglio un ordine stop di uscita, ok, quando il prezzo, ad esempio, mi batte, diciamo che voglio rischiare soltanto 20 centesimi, quindi vado ad inserire 1,80, vedete, e voglio, ad esempio, anche agganciarci, ok, un ordine di profit uscita, vedete, quando mi batte 2,20. Cosa è successo? Vi faccio un riepilogo così è ancora più chiaro, così capite bene il meccanismo. Io vado ad acquistare 100 azioni Intesa a 2 euro, impostando automaticamente un ordine di uscita, stop loss a 1,80 quando mi batte 1,80 e un ordine di uscita in guadagno quando mi batte 2,20. Quindi sostanzialmente rischio 20 centesimi di perdita e il mio target è di 20 centesimi di guadagno. Ok? In questo modo vedete che spuntando sia lo stop loss che il profit taker mi abilita la voce bracket. Perché? Cosa vuol dire? Bracket vuol dire che sto creando un OOC, un order cancel order. Perché? Perché automaticamente la piattaforma, quando io sarò a mercato con l'acquisto delle 100 quantità e sarò eseguito poi o in perdita o in acquisto uno di questi due ordini, il restante mi verrà cancellato. Quindi vuol dire che acquisto 100 azioni a 2 euro, ok? E poi, ad esempio, mi va a 2,20, chiudo, vendo, ok, le 100 azioni a 2,20. La piattaforma automaticamente mi cancella l'ordine rimanente di stop loss a 1,80, perché altrimenti cosa succede? Mi rimarrebbe in macchina, in piattaforma, un ordine di vendita a 1,80 che dovrei andare a cancellare a mano. Mettiamo che ci dimentichiamo di cancellarlo, cosa? Se il mercato da 2,20 mi va a 1,80, io entro short in vendita su questo titolo. Stessa cosa se mi tocca prima le 1,80 e mi rimane il 2,20. Ok, quindi è una funzionalità evoluta, si chiamano bracket ordini, cioè il primo ordine di uscita che mi viene eseguito mi cancella automaticamente l'altro. In questo modo non ho posizioni, scusate, non ho ordini a mercato che mi possono aprire delle posizioni, non desiderate e non volute per un'eventuale dimenticanza di un ordine, pending. Va bene? Vi ringrazio e al prossimo video.
Proseguiamo questo video di inserimento di stop loss e profit taker con la lettura dell'anteprima ordine. Nel momento in cui ho impostato il mio ordine di entrata di 100 azioni a 2 e il mio ordine di uscita in guadagno a 2,2 oppure di stop a 1,80, posso cliccare su invia e mi uscirà la finestra di anteprima ordine, ok, con il primo intanto ordine di acquisto perché è in colore azzurro, prezzo limite a 2 euro. E poi in vendita perché è di colore rosso, di 100 a prezzo limite 2,20, e poi in vendita ulteriormente perché vi ricordo che sono due gli ordini di uscita che posso mettere, di stop a 1,80 a vendita 100. Nel momento in cui io vado a trasmettere, ho subito eseguito, o comunque se mi batte 2 euro, l'ordine di acquisto e quindi di entrata di apertura posizione, e ho due ordini in attesa che troverò nello stato ordini in attesa di esecuzione di questo stop profit o scusate, stop loss o profit taker. Ok? Quindi abbiamo adesso la visione completa sull'inserimento di un'apertura ordine con gli ordini bracket, stop loss e take profit.